Hi, onesimas. Allora, ci sono dei cambiamenti in questo canale. E intanto vi do il benvenuto nel canale Kanko Kanaiki. E come avrete visto anche nel video verso Nuoro, stiamo lavorando nel mio nuovo studio dove ho approntato il materiale. Poi abbiamo fatto degli investimenti effettivamente per creare video migliori riguardanti il canale stesso. Allora, cosa cambia nel canale? Il canale rimarrà sempre un canale dedicato alle arti marziali, al Budo, al Daito Ryu e Aikido principalmente, e alle curiosità riguardanti le arti marziali. Però la mia idea fondamentale era quella di creare effettivamente un canale più interattivo riguardante l'interazione che noi abbiamo come praticanti nel mondo reale, ossia nel mondo al di fuori del dojo. Quindi, per esempio, io ho delle passioni riguardanti le borse tipo le Max Expedition, oppure un'altra grande passione che ho avuto negli anni passati era una collezione di piccola collezione di coltelli e di materiali simili. Mi piace molto la tecnologia, vedete, adesso. Cioè, abbiamo lavorato per ottenere tecnologie sempre migliori, tra cui l'iMac, la Lumix G9, cioè. Sono tutte quelle cose che identificano il mio percorso non solo di maestro di Aikido, ma anche di praticante, di persona che vive l'Aikido attraverso la vita quotidiana. Quindi lifestyle viene chiamato in americano, e effettivamente vorrei fare dei video riguardanti questo tipo di approccio, perché secondo il mio punto di vista l'Aikido è bello, si deve vivere anche al di fuori di esso, al di fuori del dojo, e possibilmente bisogna fare in modo che quello che noi trasmettiamo sia le stesse filosofie che impariamo dentro il dojo, dovremmo trasmettere al di fuori. Io ho una prospettiva un po' particolare della vita, e lo vedrete nei video successivi, e questo voglio trasmetterlo. Voglio condividerlo attraverso YouTube. Effettivamente adesso diventiamo un canale YouTube molto più agevole, più veloce. Metterò video probabilmente una volta alla settimana, minimo una volta alla settimana, tra tecniche, tra video sui stratagemmi. Tra un po' vedrete online il video sugli stratagemmi, e soprattutto li farò in italiano. Perché ovviamente ora che abbiamo fatto molti esperimenti io e su Sensei negli anni, e poi con Mario Comite di Roma abbiamo fatto tantissimi esperimenti, e effettivamente questi esperimenti mi portavano a vedere, perché essendo quasi bilingue, per dire che l'italiano lo so parlare meglio, anche se ultimamente mi sono allenato molto con l'inglese. Comunque sia, in generale, lavorando con più lingue, ovviamente cosa succede? Che volevo vedere come veniva accettato l'Aikido, il modo in cui noi facciamo il video in giro per il mondo. Oggi come oggi sono arrivata alla convinzione che, vivendo in Italia, essendo in Italia, è giusto che faccia i video in italiano, perché così che le persone, soprattutto i miei allievi, sia di Cagliari, di Roma e Gaeta, possano avvicinarsi sempre di più al nostro mondo e capire che tipo di messaggio vogliamo condividere con loro e da loro ricevere come interscambio. Quindi, per quanto mi concerne, faremo i video in italiano. Saranno video, vi ripeto, saranno video sulle tecniche, sulla difesa personale, che sono due cose differenti, perché ovviamente sono aspetti differenti di una pratica, magari della medesima pratica, ma sono effettivamente differenti. Sugli stratagemmi, sul lifestyle, come vivere, eccetera, eccetera. Sui viaggi, perché ovviamente come Aikidoka ho sempre avuto la possibilità di viaggiare, sia in Giappone, sia in Corea, in giro per l'Italia, soprattutto in giro per l'Italia. Però cosa è successo? Che essendo sempre impegnato a praticare, non sono mai riuscito a fare effettivamente il vlogger, né tantomeno fare foto o video, perché effettivamente io anche oggigiorno, se non fosse per Susie Sensei che di tanto in tanto prende la videocamera e registra, sono sempre legato a fare cioè a praticare e a godermi la pratica. Questo è il punto focale. Se andiamo a osservare, effettivamente siamo andati qualche giorno fa a fare alcune cose.
alcuni eventi qui a Cagliari, a Nuoro, e lì cioè, non ho avuto proprio il tempo materiale di fare i filmati, perché ero lì a insegnare e lì a provare le tecniche con le persone. Quindi cercheremo e cercherò di migliorare questa fase, così che ogni volta che mi muovo come gruppo Aikido, Aikido Shin, Kanku Kanai, cercherò di fare i video, così che ci rimane un qualcosa da condividere. Questo è uno sforzo che cercheremo di fare. Non posso, cioè, cercherò di promettere di poterlo, di farlo. Speriamo bene. Quindi, benvenuti di nuovo nel nostro canale. Spero che possiate apprezzare gli sforzi che faremo e soprattutto spero che la condivisione sia reciproca, ossia noi diamo delle idee, degli input, magari voi ci date i vostri input così che possiamo migliorare sia il canale che la nostra pratica. Quindi grazie ancora di essere qui e vi mando un forte abbraccio a tutti. Arigato, maestà.